Loro si sono formati nel 2005 e fin da subito hanno creato un suono unico e facilmente distinguibile. Nei loro brani affrontano temi difficili e a volte anche scomodi, ma amano sempre introdurre un messaggio di speranza. Loro sono i Nuda. Tra le dita, quella che tu chiami vita, dipingi tutto scuro per non vedere il cielo. Fuori dal tuo mondo c'è un fiume di colori che scorre e fa male, ma ti insegna a camminare, perché crescere è come aprire gli occhi. Se non ti nascondi in te e sei pronto a rischiare, anche a costo di farti odiare, ma tu ridi in un mondo che è racchiuso solo dentro te, sai, brucia come il sale, non sapere ancora camminare, perché vivere è una lacrima dagli occhi. Sono in compagnia dei Nuda, rigorosamente con il punto esclamativo, e volevo chiedere a Zach proprio il significato di questo nome e come mai il punto esclamativo. Ciao Francesca, allora diciamo che partiamo dal punto esclamativo. Il punto esclamativo è un imprimere con forza il concetto di nuda. Nuda nasce dalla nudità, ovvero quando nasciamo siamo tutti nudi, no? Senza avere addosso tutti i concetti, i giudizi delle persone. Quindi ci sentiamo liberi di essere noi stessi senza dover per niente
viziare il nostro essere. Quindi Nuda parte un po' da questo concetto, no? Quindi la nudità della musica, l'essenza, il sentimento che proviamo in un determinato momento e trasmetterlo. Mostrarsi proprio per ciò che siamo. Per ciò che siamo, senza doverci mascherare dietro cliché o maschere ormai comuni, no? E quindi questo è Nuda, col tuo punto esclamativo. E invece a Beppe, voi lasciate sempre un messaggio di speranza nei vostri testi. In Amaro, quale messaggio di speranza volete lasciare? Amaro parte proprio dal presupposto che la vita non è tutta nera come sembra, quindi Amaro è un po' il pezzo dedicato, quello che vuol trasmettere un messaggio a chi vede un po' tutto nero, e quindi di darsi forza e di cercare di andare avanti, perché altrimenti è dura, soprattutto in un momento soprattutto difficile, in un momento come difficile questo. Come questo. Quindi c'è un pezzo fondamentale del brano che dice: fingere di vivere non ti servirà, e quindi appunto bisogna vivere ogni attimo per quello che è e cercare di trarne il meglio. Voi avete trovato qualche testo, qualche parola per esprimere questo momento di oggi? Pensate che sia ben espresso dalle vostre canzoni o creerete un testo apposta descrivere questo momento? Diciamo che con Amaro forse siamo stati un po' dei precursori. Perché Amaro è stata scritta prima di questo momento particolarmente buio, che però appunto vuole anche essere un invito a non vedere tutto scuro, perché dopo la tempesta, dopo il buio c'è sempre una schiarita del cielo, diciamo. Certo. E invece a Sergio volevo domandare, a proposito dell'album che state preparando appunto, di parlare un po' di questo nuovo progetto. Niente, praticamente noi abbiamo questa idea di questo album, che per certi versi potrebbe anche essere un concept album, in quanto le canzoni fanno bene o male riferimento l'una all'altra. Parliamo di amore, ma non inteso di amore carnale, un amore che si può avere nei confronti di qualsiasi cosa, insomma, della vita, come dice giustamente Zac. Parliamo del fatto del volersi bene, come appunto parla anche Amaro, fondamentalmente se ti vuoi bene comunque ti aiuti, fondamentalmente è quello. Il disco lo stiamo realizzando, continuiamo a scrivere, continuiamo a fare canzoni nuove, perché non vogliamo limitarci ai classici 10-12 pezzi che sono quelli punto. Vogliamo avere un arco di canzoni ben esteso da poterle ascoltare, confrontarle fra loro, confrontandole fra di noi, e poi decidere quale è meglio e quale no. Vuoi invece presentarci gli ultimi due membri del gruppo? Allora, membri sono Luca e Ricky Riccardo. Io ringrazio Nuda per essere stati con noi, vi lascio alla pubblicità e tra pochissimo, insieme a due graditissimi ospiti, faremo un salto nel passato, quando, se volevi ascoltare dell'ottima musica rock, potevi solo girare una manopola e sintonizzarla su Rock FM. A tra poco! E tu? Sei pronta a vivere la tua passione per la musica?